Derof, buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera. Siamo alla vigilia di una delle giornate più importanti dell'estate inglese. Panthershouse.forumfree.it per leggere tutte le informazioni domani, perché la giornata chiaramente è quella di Ascot, delle King George. Abbiamo subito un grossissimo dubbio, che è il dubbio terreno, perché attualmente il terreno è good, ma segnalano possibili temporali di grande intensità, come sono venuti anche qua a Nord Italia e arriveranno la prossima settimana. Quindi, naturalmente, tutto va preso con le pinze, lo diciamo sempre: lo sport il galoppo sul buono e il galoppo sul pesante sono due sport quasi diversi. Noi ragioniamo su un terreno che probabilmente sarà good se i temporali non saranno troppo pesanti. Ma ovviamente, se saranno di grande intensità, potrebbe esserci anche il fango. Comunque andiamo corsa per corsa e vediamo di analizzarle un po'. Naturalmente del clou ne parleremo dopo, che è una bellissima corsa, ma partiamo dalla prima, 1 1/4 inglese, una corsa per 2 anni, ne vediamo tante, 7 furlong, Pat Addery Stakes, giusto dedicare una corsa al grande Pat. Una volta si chiamavano le Wingfield. È una corsa con, dico subito, pochi riferimenti, nel senso, le linee dei 2 anni non hanno ancora, a parte per le categorie, diciamo, altissime, delle linee su cui ci si può appigliare. Questa è una corsa che vede favorito New Science, un Godolphin, che basta dire è un figlio di Lope de Vega, e il Racing Post dice: forse è svantaggiato dal terreno soft, che sembra quasi una bestemmia per un figlio di Lope de Vega. Non saprei, ha fatto le CSAM, ha fatto settimo. Poi c'è Cachet di George Bagley, che è un cavallo regolare, ha fatto terzo a Newmarket. Io ho guardato le linee, quelle più solide mi sembrano quelle di Mr. McCann di Tom Dascombe, perché comunque è quarto con qualche recriminazione nel superlative. Ma io è una corsa che non giocherò, guarderò con interesse, ma non giocherò. Roby. Sì, dipende dal terreno, credo. Prendo atto di quello che vedo, perché lì non ce ne sono. New Science al debutto sul buono batte Reach for the Moon. Reach for the Moon fa secondo nelle Chesham, dove affonda New Science. E prendo atto che è affondato sul terreno soft. Vale, è un appiglio, cosa devo dire? Concordo sul fatto che la linea più solida è quella di Mr. McCann, la linea di Newmarket è solida. Cachet, anche lei ha le sue chance. Direi New Science, ma chiaramente l'appeal per il betting c'è poco, come del resto c'è in tutta la giornata, tranne la Big Race e l'handicappone ricco, che ha una particolarità che dopo vedremo. Non c'è molta tripa per i gatti oggi, Quindi passo la parola a Sergio. Vai Sergio. Dunque, a me qua piace Cachet. La linea è la stessa che tiro buona anche per la prossima corsa. Mi è piaciuto Newmarket come ha corso. Tra l'altro, ha corso anche discretamente ad Ascot la corsa precedente, quindi se dovesse venire giù anche un po' di pioggia non credo che possa dargli tanto fastidio. Vedo tra l'altro che ha anche giocato perché l'avevo visto stamattina che stava 5-1, adesso vedo qua 11 quarti favorito, favorita, quindi secondo me il cavallo da giocare è il Cachet, anche se beh, la corsa non è sicuramente facile, però ho scelto questo, Cachet. Ok, Luca? Luca in Disperato. moto. Luca? Vai Luca. La prima corsa non mi interessa, so solo che Laika Lion di William Moir e Michael Grassi che ha vinto bene, vediamolo qua dentro, a 16 contro 1, però non lo so, non so quanto vale, devo ancora guardarla bene. Ok, qualche problema con la connessione di Luca, d'altronde a Bergamo da poco è arrivata l'energia elettrica, quindi non possiamo pretendere che sia arrivata anche la connessione internet. 1,50 Ascot, le Princess Margaret, gruppo 3 per femmine.
Una corsa, anche qua, come ha detto Roberto, una giornata di corse molto difficili e neanche molto appetibili al betting. Desert Dreamer favorita, già esposta, ne ha già fatte tante. Seconda di System, che credo sia non sia favorita semplicemente perché ha l'11. Perché questa è una corsa in cui mi sono anche segnato proprio la statistica. Nelle ultime 10 edizioni, per 8 volte hanno vinto steccati dal 6 all'1, nel senso i primi 6. Quindi con l'11 System dovrà fare un bel numero. Anche qua non so se giocherò. Mi ero segnato il debutto di Nazanin, una Declaration of War di Archie Watson, che ha vinto a Newbury una corsa che non era granché, tra l'altro sul soft, però favorita, appoggiata al debutto, secondo me anche controterreno, perché appunto una Declaration of War, ha vinto abbastanza bene. Poi c'è la mia amica Del Mona, che però qua sinceramente non credo possa vincere. Anche questa Atta Girl, una cavalla di Burke, che ha vinto bene la sua maiden dopo aver fatto un terzo posto a centropista al debutto. Insomma, con i 2 anni siamo sempre a quelle. È difficile attaccarsi a qualcosa, difficile trovare linee solide, si va un po' a impressione. Pistola alla tempia, di quatta girl per le piazze, però non credo che giocherò neanche questa alla fine. Roby? Sì, sono modeste, dai, diciamocelo chiaramente. Gruppo 3, ma queste sono brocche. Possono vincere un gruppo in Francia e una di queste vincerà un gruppo per forza, perché c'è scritto gruppo 3. Credo che la linea delle due favorite sia ancora quella vincente, bisogna scegliere tra una delle due. Però permettetemi una piccola libidine, il tifo, magari vorrà dire anche qualche centesimo. Ho visto che c'è una cavalla allenata da Rebecca Menzies, a parte che è carinissima. La cavalla di Rebecca Menzies, che corre gruppo 3 a York, ha vinto il debutto e io faccio tutta la vita tipo per lei. Miscalculation, ha vinto sul pesante a Doncaster battendo delle mule e non delle cavalle. Però Rebecca Menzies, dai, che scende dalle lande sperdute della Cumbria a correre un gruppo ad Ascot, faccio il tipo per lei. Basta. Sergio? Io qua sono abbastanza indeciso tra Desert Dreamer e System, ma forse leggera preferenza per Desert Dreamer, perché a Newmarket, quando ho corso assieme, ha avuto un percorso leggermente un pochettino più tortuoso, mentre System è andato via liscio lo steccato, questa qua ha dovuto spostare, cercare il varco, insomma, è arrivata lì vicino. Quindi direi Desert Dreamer. Poi Atta Girl mi è piaciuta come ha vinto, chiaramente in categoria inferiore, però se uno vuole cercare una quota leggermente superiore, adesso vedo che sta a 7-1, ci potrebbe stare. Comunque alla fine, anche a me corsa che non mi entusiasma per quanto riguarda il gioco, però se dovessi giocare qualcosa, giocherò Desert Dream. Luca, metti l'audio. Spero che mi sentiate. Atta Girl. Vai. Di piazza, punto, finito. Ripeti il nome, che non si è sentito bene. Il nome è quello di Burke. Ah, ok. Attacco, se non ho capito male. Perfetto. Ok, passiamo a 2.25. Un handicap di classe 2 per 3 anni, una corsa con 7 partenti, anche qua si capisce benissimo perché su Racing Post continuano a uscire articoli sulle programmazioni che non vanno bene, perché se arrivi a un sabato di Ascot è un handicap su un miglio per 3 anni, ci sono 7 partenti, basta quello. Corsa che mi dice poco anche questa qui, cito 2 nomi. Uno è Latest Generation, a cui corro dietro da un po', non fosse altro per il pedigree, Frankel Rizzina, però poveraccio anche lui, le ultime 2 arriva secondo di poco e passa praticamente da 93 a 99, mette su 6 libbre. L'altro è Guru, che è un cavallo di Lady Bamford, di cui si diceva anche abbastanza bene, mi ricordo, prima del debutto, insomma, ha dimostrato di non essere un fenomeno, però
forse adesso guadagnando di peso con il cavallo di Nigel Tinkler, che è Isla Kai, che ne ha vinti 3 in fila. Se si mette dritto, lui, perché l'ultima volta ha galoppato praticamente solo gli ultimi 2 furlong, potrebbe magari spuntarla. Però, ripeto, un'altra corsa che francamente non strappa i soldi di tasca. Roby? Sì, io userei un aggettivo inglese, annoying, una corsa del genere, che non vuol dire annoiante, ma qualcosa di peggio. 7 partenti, quindi 2 buchi, già da fastidio al gioco. A me invece piacciono 2 nomi, sì, anche a me, ma nettamente per primo Fantastic Fox. Gatto Silvestro sta montando talvolta peggio di Bertoldo. L'ha fatto oggi ad Ascot, perdendo una corsa incredibile sulle 2 miglia, ma l'aveva fatto con Fantastic Fox. Ora, io non voglio dire che l'ultima volta avrebbe vinto, però prima volta 2000 metri, forza la via in partenza, scappa a cacciare farfalle, poi nel finale in brada di tela. Torna 1600, se corre un momento più attento, nettamente cavallo da battere. L'altro è Guru, l'ha detto tutto Antonio, credo che ribalti la linea con Isla Kai. Non so se basta per battere Fantastic Fox, che rimane il mio netto favorito. Sergio? Ma io questa corsa penso che non la giocherò, perché lo guardate e riguardate non riesco a decidere che vado da giocare. Mi piace Fantastic Fox, non mi dispiace Latest Generation, Isla Kai, che l'ultima volta corsa bene ad Ascot, quindi sono stato lì un po' a pensare, non riesco a decidere, quindi sicuramente passo. L'unica considerazione, se dovesse rimanere il terreno tutto fermo, probabilmente Fantastic Fox avrei una leggera preferenza. Se invece dovesse piovere, penso che girerei su Isla Kai, ma però mi sa che non la gioco queste corse. Luca? Basta così. Allora, se mi sentite, a me piace Guru, non corso bene e sicuramente sarà in progresso. Ok. Breve sintetico, finché non risolveremo i problemi di collegamento. Grande Luca. Sai che io scherzo quando faccio le battute, ovviamente si fa sempre per scherzare. Veniamo al Moët Chandon International Stakes, quindi lo sponsor è simile a quello che ci vuole per analizzare questa corsa, cioè bisogna essere bevuti. No, a parte le battute, anche perché c'è un favorito, diciamo, che ci sta. Qua c'è, diciamo, un'invasione di Shadwell, perché c'è il favorito Motakayel, che abbiamo visto tutti a Newmarket l'ultima volta, corre con 6 libbre teoricamente in mano e credo che il suo unico grosso pericolo possa essere il terreno, perché sul pesante non va come sul buono, chiaramente. Probabilmente sul Good to So si arrangia, ma su un vero pesante sarebbe in difficoltà. Ci sta tutto il ruolo di favorito, ha preso anche lo steccato buono, perché questa è una corsa dove storicamente arrivano gli steccati a doppia cifra. Ci sono 2 suoi compagni di scuderia, sono Dania, che è un altro che ci va sempre lì vicino, secondo nelle Buckingham, cavallo che ci sta. A me non piace l'allenatore, l'ho già detto l'ultima volta, però le chance ci sono. E anche Altari è sempre un altro Shadwell di Haggas, che era favorito sempre nelle Buckingham e potrebbe anche risvegliarsi. Poi c'è spazio, credo, un po' per tutti. Se dovesse piovere moltissimo, starei attento a Tomfrey, anche se adesso è a 22, ma è un cavallo di Beckett che, appunto, sempre nella famigerata corsa di Ascot è dalla parte sbagliata, perché lì sono arrivati tutti steccati near side. Se dovesse piovere, è un cavallo che terrei in considerazione. Un altro nome che potrei fare, mi piaceva Shine So Bright, ma lo steccato è brutto. Questo Europei Guest, stesso discorso di prima, potrebbe trovare la sua corsa dalla parte giusta, perché le ultime 2 volte era dalla parte sbagliata, fermo restando che il piazzato base resta per me Motakayel. Se piove mi inventerò, credo, di giocare Tomfrey, o magari, appunto, come stavo dicendo, Europei Guest.
per la quota, perché in una corsa di 22 cavalli almeno me la godo e mi invento una quota, però vediamo, senza il terreno qua è difficile, difficile dirlo. Provi. I 22 partenti, di solito i pronosticatori dicono corsa intricata, rebus, ma che rebus? Questo corre da solo teoricamente. Il problema può essere il fantino, che non è Frenti Dettori, e l'eventuale corsa a ridosso dell'ultima. Secondo me neanche il terreno, perché quando lo giocai ad Aspo lo scorso anno era già morbido. Allora, parliamoci chiaro, sono solo numeri e invece i cavalli ti possono smentire. Motacaia corre a 112, dovrebbe correre a 118, quindi addirittura questo è un cavallo da gruppo 1 perché è sopra Brum. Brum vale 117 se non sbaglio, quindi ci siamo già dati la risposta. Correa, tanto per fare un esempio, Dania, dopo il secondo posto di Asco corre a più 5 e Motacayel vince in Canter a Newmarket e corre a più 3, di che stiamo parlando? Altri due nomi, voglio dire, sono l'altro Shadwell, se trovasse veramente un apitrino, al Dario, uno specialista del pesante, quindi ha corso bene sul Good to Firm ad Ascot, c'è cioè Tom Marchand. E il terzo nome, uscendo un po' dal seminato, è Star of Orion, con Laura Pearson. Laura Pearson, abbiamo già detto tutto. Che fa meno 5 però, attenzione, fa meno 5, dov'è Star of Orion? Da qualche parte ci sarà, no, è uno dei più appoggiati intorno a no. Eccolo qua. E ragazzi, guardate le prestazioni: lui vince a 94, fa 97 meno 5 là con Laura, sono 92. Lui regolarmente si piazza e vince a 94. Domani corre 92. Secondo me può far secondo, cioè lasciando perdere lo specialista del pesante. Ma se il terreno non è troppo pesante, Motacayel vince di mezza pista ancora, credo. E secondo lo può fare Star of Orion. Mi sono esposto fin troppo, Vai Sergio. Mi piacciono esattamente gli stessi. Motacayel è l'ultima prestazione, se non da gruppo 1, poco ci manca. Quindi se ricorre così non può perdere. E poi piace anche a me Star of Orion. Se il terreno resta così, perché chiaramente sul pesante, come ha detto Antonio, Tonfici sta sicuramente, però mi piacciono questi due. Se dovessi non farmi mancare niente, dirne uno anche con lo steccato dall'altra parte, dico Dania, che l'ultima volta non mi è piaciuto. Quindi i cavalli sono questi tre. Se il terreno resta così, chiaramente. Basta. Luca. Lagas Martum, steccato alto, Matthew Flinders di Ed Walker con noi. Ok, Luca, abbiamo capito più o meno Aldari e Matthew Flinders, sì, non ti sentiamo sempre bene, okay. risolveremo per la prossima volta. Veniamo al clou di giornata, le King George, e possiamo dire finalmente un'edizione del King George come si deve, perché dopo l'anno scorso che è stata letteralmente una farsa con Enable che preparava l'Arc contro due Coolmore che non stavano in piedi, finalmente un'edizione veramente bella. E dico subito che è una corsa, cioè io sono e sarò sempre uno scommettitore, però in questo caso è una corsa che francamente mi godo proprio da appassionato, perché abbiamo di tutto, abbiamo Love, che non ha bisogno di presentazioni, una fenomena, una cavalla che ha vinto 4 corse in fila, 4 gruppi 1 in fila, è rientrata con ancora un po' di ruggine, ma ha avuto la meglio lo stesso di Audaria nelle Prince of Wales. Abbiamo il vincitore del derby, Adayar, che ci dovrà dire se è un Serpentine o è un cavallo vero. O una via di mezzo, perché voglio dire, non è che arrivare secondo o terzo sarebbe una bestemmia in questa corsa. Abbiamo Wonderful Tonight, che fa la danza della pioggia, naturalmente. L'ha detto anche il suo trainer, senza nascondersi, perché spesso si nasconde, ha detto sì, sicuramente se piove siamo contenti. Ha vinto 3 corse in fila, ha vinto ad Ascot, le Hardwick. Se piovesse sarebbe sicuramente da tenere in considerazione. Lone Eagle è l'unico cavallo che non ha vinto gruppi 1, ma è secondo di Hurricane Lane al Carrag e magari riproverà la corsa di testa, c'è sempre Frankie su. E basti vedere gli ultimi due, Mishrif, un cavallo che ha vinto in Arabia, ha vinto a Dubai,
ha fatto, vabbè, contro Sammar Basilica era una corsa di rientro, una corsa strana, però è un cavallo che sul buono si fa rispettare. E se uno come Broom, che viene dal Prix di Saint Claude, è a 20 contro 1, insomma, dimostra che questa è veramente una grandissima corsa e ci voleva dopo diversi anni di edizioni così così. Non ho fatto un nome, io dico ancora Love, però ripeto, corsa da gustarsi. Roby? Sì, direi che qui l'ago della bilancia lo fa il terreno. La corsa è grandissima, non c'è niente da dire. Il terreno, perché qua c'è, sul terreno come oggi, c'è una cavalla che mi sembra netta, è Love. Sul terreno pesante si mischiano tutte le carte. Quindi Love non ha entusiasmato a rientro, ma me l'aspetto venire avanti. Io chiaramente premetto che aspetto di vedere cosa succede con Giove e Pulubio. Piovesse, allora, terreno Good to Firm non corre Wonderful Tonight, chiaramente. E terreno piove. Allora, tutti gli altri sono cavalli che vogliono il pesante. Chi molto, come Wonderful Tonight, con una robusta pioggia, allora, se il terreno è buono, gioco Love. Con una robusta pioggia, gioco Wonderful Tonight. Però, chiaramente, meritano di essere citati anche gli altri. Il derby winner, Adayar. Beh, l'ultimo vincitore di Epsom e di King George si chiama Galileo. Va bene, ditemi quello che volete, ma che Adayar possa essere Galileo, ci credo quando lo vedo. Adayar non era chiaramente la prima scelta ad Epsom, la prima scelta era Hurricane Lane a Epsom, che poi ha dimostrato cosa valeva. Hurricane Lane, lo dico adesso prima della corsa, poi chiaramente prendetemi in giro. Hurricane Lane è chiaramente meglio di Adayar, anche se è terzo a Epsom, ha perso due ferri, una giustificazione ce l'ha. È un vincitore di derby, come tale va rispettato, però che riesca dopo non so quanti anni, 18, no? Non è che disse Galileo, The King George, che riesca a emulare Galileo. Credo 2001, mi pare. Sì, 20. Che riesca a emulare Galileo, non ci posso credere. Lone Eagle, se guardi la carta stretta su Hurricane Lane, avrebbe la sua chance. Ritengo che però Frankie gli ha dato una corsa durissima al Carrag e non so se gli è rimasto sulle gambe. Una robusta pioggia la vorrei, gioco Wonderful Tonight, assolutamente. Mischief, di solito gli restano bene fuori casa. In casa qualche problema lo trova. E Broom, l'abbiamo detto prima, per Motacayel, paradossalmente non è mica. Motacayel vale 118 e Broom vale 117, eppure ha vinto un gruppo 1, tanto per dire che corsa è. Quindi Love sul Good to Firm, sul Good, se piove, vediamo. Wonderful Tonight solo su un veramente soft, perché su un Good to Soft si mischia tutto. Vai, Sergio. Allora, io qua giocherò ad Ayar, sia sul Good to Firm che sul Good to Soft. Se dovesse diventare più pesante, vabbè, allora potrei cambiare idea. Motivazioni non ho tantissime, perché ha vinto il derby. Niente, non sappiamo se può competere con Love, probabilmente Love è più forte, però giocherò ad Ayar, così, per simpatia. Qualche volta ci sta, non poche volte, ma ogni tanto si può fare. Mi è piaciuto come ha vinto il derby, mi era piaciuto anche a Sundown, nonostante fosse arrivato terzo, e giocherò questo. Non ho grosse spiegazioni da dare, perché non ce ne sono, perché Love sulla carta per la carriera è più forte, però giocherò ad Ayar. Scusate, sto ridendo perché Luca ha messo un cartello, vince ad Ayar, visto che non visto che non si riesce a sentire cosa dice, così si risparmia tutto il discorso. Ok, quindi abbiamo due per ad Ayar e due per Love, se il terreno rimane così. E poi vedremo, insomma. Comunque, ripeto, anche a me alla fine, se un vincitore di derby si dimostrasse cavallo vero, dopo gli ultimi anni in cui ci sono stati un po' di vincitori di Epsom così così, mi farebbe piacere.
perché io non sono tifoso, quindi anche se è un Godolphin sarei contento lo stesso. Mi permetto di dire, ai fini puramente sportivi, che chiaramente la vittoria di un vincitore di derby sarebbe da applaudire, anche perché è un tre anni buono che comunque prende 8 libbre dalle femmine. 8 libbre dalle femmine, un vincitore di derby, non sono pochi. È che io non ci credo, anche perché poi voglio vederlo sul butto fermo, ma magari non ha mai corso sul butto fermo. Comunque applauderei sia lui che Lone Eagle, perché anche lui è un quasi vincitore di derby. Ok. Chiudo solo dicendo che secondo me potevano anche confermarla la monta Adam Kirby alla fine, anche se Buick è il primo di scuderia, ma con la monta che ha fatto Epson potevano anche lasciarglielo. Va bene, passiamo al gruppo di York, perché le ultime due di Ascot sinceramente non sono granché. Sono le York Stakes, è che sono una corsa interessante anche se sono solo in 5, perché abbiamo Moffett, che è stato uno dei pochi favoriti a vincere a Ascot, col brivido, perché nelle Hampton Court ha fatto un po' uno scartone su Roman Empire, che poteva sicuramente arrivare più vicino, però comunque il cavallo non ha rubato niente, contro un anziano come Armory, che è sicuramente un anziano valido, è terzo della corsa che citavamo prima, delle Prince of Wales di Love. Chiaramente adesso siamo già a luglio, penso che la differenza di peso cominci a farsi vedere. Insomma, Armory 9-9, Moffett 8-11, insomma, Armory deve fare veramente un corsone per tenersi dietro il 3 anni. Poi c'è Juan Elcano, che dopo non aver fatto assolutamente niente per un sacco di tempo è tornato a vincere a Ascot, ha vinto anche bene le Wolverton. Questa è una pista che gli si addice. Gli altri due sembrano inferiori. Niente, io non giocherò perché a York, per carità, potrei affondare chiunque. Faccio il tifo per Armory, così, perché è un cavallo che mi piace, mi è simpatico, però non dico niente. Penso che comunque il peso sia troppo a vantaggio dello Shadwell. Roby. Questa comunque è veramente carina, questa corsa qui è veramente bella, bella, bella. Tendo a dire che corrono loro due, perché Juan Elcano che dia tutte quelle libbre a Moa Fed, non ci posso credere. Parliamo di quei due lì. Jim Crowley goes to York, no? È già questo, il fatto che Jim Crowley vada a York con praticamente una corsa già vinta ad Ascot è già significativo. Lui ha detto che ad Ascot ha sbagliato e ha mosso troppo presto. Se muove giusto, chiaramente con quel peso. Armory, secondo me, prendiamoci chiaro, ad Ascot ha fatto il damigello d'onore. Se voleva, poteva benissimo vincerla. Doveva vincere Love e lui ha corso col freno a mano tirato. È un bel match in punti di Fioretto. Sono quelle corse che mi piacciono tantissimo. Vorrei vedere come va a finire. Armory deve rendere praticamente uno stone ancora di più di quello che deve rendere Juan Elcano, però Armory è un altro fior di cavallo, è un 119, ragazzi, è Moffett chiaramente, è in progresso, 4 di fila, bellissima corsa, tutta da gustare, direi giovane, però è bella. Vai Sergio. Io intanto sono andato a dare un occhio alle previsioni del tempo, perché a York vedo che non dovrebbe piovere domani, quindi da quel punto di vista siamo tranquilli. E se non piove, io sono tutta la vita con Moffett. Secondo me Armory ha bisogno di 2 gocce d'acqua per esprimersi al meglio. Moffett invece, terreno perfetto, l'ho sempre giocato, lo gioco anche domani. Certo che non è che è facilissima come corsa, perché l'avversario c'è, però giocherò Moffett. Luca, vediamo se riusciamo a sentirti. No, affetto anche per me, ma non è una bella corsa, non, dal punto di vista del betting non mi interessa. Ok, abbiamo finito con l'analisi delle corse principali, facciamo il solito giro per eventuali idee, alert e così. Io non sapevo veramente cosa inventarmi, quindi vado a Newcastle, sul terreno sintetico, perché c'è un cavallo che
per me è un po' una condanna da tempo, è Walhan, ha cambiato trainer per l'ennesima volta, è andato da James Tate, un cavallo che 5 anni ma corre molto poco, è un poco esposto, ha 14 corse in carriera, l'anno scorso ha fatto un paio di piazze a quota molto alta, si vede questa qua con dietro River Nymph, stava a 100 contro 1, poi ha fatto un'altra corsa molto bella a Ascot, secondo dietro Tempus. Al rientro col nuovo team ha fatto male, il sintetico potrebbe anche andargli bene. Insomma, diciamo che lo gioco perché è un alert storico e sono convinto che sia un cavallo che, siccome corre così poco, se fosse merce avariata lo butterebbero in pista tutte le settimane. Gli danno una pausa dal 15 maggio, penso che lo trattino ancora come un cavallo che può vincere. Quindi 2 lire ce le butterò, anche considerato il fatto che a Ascot di scommesse ne farò veramente poche. Quindi mi inventerò questa giocata sul sintetico nel nord dell'Inghilterra. Naturalmente favorito tra Third Kingdom ci sta la grande. Ok, vi ho lasciato il tempo per pensarci. Roby? Sì, due cose veloci. Una, la mia perversione si ferma molto prima. Segnalo solo, ma proprio a livello così descrittivo, a York, 1000 metri, la prima corsa riservata a tantini di ostacoli. Lo sapevo che andavi a finire lì. Ragazzi, la mia perversione si ferma diabolica. Qui siamo ben oltre, voglio dire, ragazzi. 1000 metri, corsa riservata ai tantini di ostacoli. Era solo un dato statistico. Chiaramente me la godrò, ma ragazzi, anche questa riesco a inventarsi. Un cavallo che gioco fuori dai campi, ma come avrete notato, domani praticamente gioco 2-3 cavalli e basta. E al July 3,40, ho sempre avuto una mezza fissa di questo cavallo strano che si chiama Gloucestershire. Vabbè, stavolta abbassa il tiro però, stavolta. Ha provato la Listed dopo il debutto vincente di dicembre. In handicap, vediamolo questo Gloucestershire, lo gioco così, per capire di cosa vale, pago il biglietto. Vai Sergio. Io invece vado a York, 2,40 per sto bel manicomio sui 1200 metri, potrebbe essere la volta buona per Mondamay, però io forse l'avrei preferito sui 1000 metri. In alternativa, posso citare Music Society, che l'ultima volta corso bene, è stato battuto di fotografie da come. No, l'ultima volta perde una corsa tragica. Una corsa tragica. Me la ricordo. Però secondo me si può rifare domani. Certo che qua si può sbizzarrire, sono cavalli che magari non ti aspetti che possono entrare, però a me piacciono questi due qua. Mondamay. Sergio, sì. Se ti puoi aiutare, c'è una dichiarazione dell'allenatore di Mondamay, è un cavallo che ho seguito anch'io, è fatto bene a ricordarlo perché lo giocherò anch'io. Corre oggi, cioè cercando di vincere, onde avere quelle 5-6 libri in più che gli permetterebbero di correre sabato prossimo la Stewards Cup a Woodwood. Cioè, di solito imbragano per correre, poi invece deve correre per vincere perché sennò non può correre sabato a Woodwood. Ci prova, ecco. Questa è una bella notizia, vuol dire che almeno va per vincere. Va per vincere, però il problema è che parte piano. Infatti, il meglio sembra che l'abbia dato sui 5 Farlong, però non è detto. Vediamo un po' come va. Sì, questa è una corsa veramente di culto. C'è anche Gio Giobbo che stava da Santella 20 anni fa, più o meno. c'è una corsa in cui c'è veramente di tutto. Gulliver che ha corso 3 ore fa, no? Il 17 luglio al Carrag, sì, corsa divertente anche questa qua. Luca, dai, vediamo se ti sentiamo e chiudiamo con te. No. 4:25 a York. Ci sente? 4:25 a York. Sì. E c'è Monsieur Lambreco Azzeni che ha vinto questa corsa l'anno scorso, uno specialista alle 2 miglia. Ha corso un Tamberland Plate, corso abbastanza bene e adesso io lo gioco. Poi, se si sente, Salisbury 7:35, sto seguendo Imperial Slipper.
Ecco, questo è Monsieur Lambré. E a Salisbury 7:35, sì. Imperial Slipper. Imperial Slipper. Perché l'ultima è molto bella ma sfigata. Non lo trovo. Sei sicuro Sovereign. Che è 7:35? Sarà Sovereign Slipper, sarà. Sovereign, ah, Slipper. Sovereign, Sovereign Slipper. Sovereign. Sovereign Slipper, sì, sono scritto male. Ok, perfetto. Scusate, ma non abbiamo Luca non poteva che chiudere con Salisbury a... all'ora del caffè dopo cena, dopo questo collegamento un po' rocambolesco. Speriamo di risolvere la prossima volta, sicuramente risolviamo. Ok, ragazzi, saluto tutti, vi ringrazio, buone King George, e in bocca al lupo e ci sentiamo alla prossima. Ok, ciao. 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 Thank you.